Bene amici, questa sera mi sono messo qui, è 1:30 di notte, e mi sono messo qui e ho fatto un po' l'inventario. Ho fatto un po' l'inventario, state a vedere che ve lo zoomo. Vi voglio far vedere come siamo messi all'irca. Allora, qui abbiamo la melatonina, magnesio, due confezioni di nicchia, ascorbate di potassio, olio di lino, olio di canapa. Cumino nero, bioclorelle, astragali, echinacee, B3, niacina, acerola, vitamina C, cordyceps, glutatione, curcumina, bioclorella, cordyceps, polvere di reishi, Syncrolevel, cumino nero, sì, originale che è rimasto in sala, era lì che ascorbato di potassio fatto in casa, di pura fegato, è un tris composto da curcuma, cardomariano e tarassacco, molto interessante, trovato in offerta da Sant'Angelica che lavora anche bene, Dixen, Ganoderma lucidum GLERG, glutatione, ancora queste cose qui, ancora cumino, ancora Dixen, qua su in alto abbiamo la D3 e la Pacco, poi andiamo su, abbiamo la vitamina C, la Pacco, la niacina, il cardomariano, l'aglio, il same, le pasticche vegetali, la lisina. Ecco qua. NAC, lisina, erbe miste, Syncrolevel. Quello là cos'è? Potassio, potassio sottovuoto, che adesso devo bicarbonato di potassio per l'esattezza. Bioclorella, vitamina C, ribosio, eccolo qua, ribosio, bestia, ribosio, 25 euro un netto, l'ho pagato, e vabbè, vedete amici come siamo posizionati, adesso poi zoom indietro, così si ha un'idea un po' più chiara, però di robetta ne abbiamo adesso, siamo sistemati bene, cioè siamo un vero laboratorio, non è che uso tutto sempre, sia chiaro, non è che uso tutto e niente, tutto e sempre, però sono tutte cose che noi usiamo, qui usiamo tutto quello che qui è usato frequentemente dalla cave umana Villa Arturo, che ha firmato una liberatoria all'IRCAV come cavia. Io sono cavia dell'IRCAV. L'IRCAV si è impegnata a studiare il mio cancro, spettacolo. È incredibile perché si sono messi lì a studiare il mio cancro e ci stanno riuscendo. Vedete amici? Vedete come sono messo bene, come siamo messi bene, quanta bella robetta. Ecco, tutta questa roba qui io l'ho comprata con le vostre donazioni. E fino a giugno siamo a posto. Molta roba va anche oltre giugno. Molta roba va anche oltre giugno. Questa è la mia valigetta, quello che consumo tutti i giorni. Spettacolo, vero? Qui sono tutte le mie boccette, se mi sposto mi devo spostare con questa qui così, poi non basta, c'è anche tutto il resto nel frigo, però per dirvi. E noi passiamo la giornata a studiare e a somministrarci questi estratti naturali, queste combinazioni di sali, tutte sostanze che sono utili al mio organismo,
per attuare l'autoguarigione, capite amici? Perché io attuo l'autoguarigione, io ho puntato tutto sul fatto, quando mi hanno detto, quando tutti mi dicevano che ero morto, io ho detto va bene, allora se sono morto adesso mi autoguarisco e così sta succedendo, il mio corpo si sta autoguarendo. Ed è spettacolare perché sto scoprendo una cosa a me ignota, completamente ignota, e una cosa che mi salva la vita, quindi cioè, sono anche emozionato perché dico, porca miseria, ma cosa ho scoperto? Sul punto di morte ho scoperto che si può vivere. E oserei dire ragazzi che è fantastica questa cosa qui, è una cosa veramente, questo video incomincia a diventare un po' intimo. Un po' intimino, quindi lo metterò solo nell'IRCAM. Bene ragazzi, vi ho fatto vedere i prodottini, facciamo un giro, voglio vedere cosa succede se fa un giro. Voilà, voglio vedere se mette a fuoco da vicino. Sta macchinettina, sì, dai, non c'è male. Ce n'è di robetta, qui ce n'è. Polvere, cordyceps, cordyceps è un buon fungo, ma ne prendo poco, sono soldi buttati via, il cordyceps lo smetto un'altra volta. Ne prendo due al giorno che non servono a niente, e due al giorno sono 50 euro, sono 40 euro al mese, per due al giorno. Ne dovrei prendere, perché lui funzionasse un po' bene, dovrei prendere 6, 8, 10 al giorno, ce ne vuole parecchio. Nei funghi ce ne vuole parecchio, le pipe sono poche. Per quelli come me ce ne vuole. E io già sparo forte nel Reishi, che è il mio cavallo di battaglia. Porca miseria, lo scoprì in un forum da una signora italiana che migranti in Germania. Porca boia, incredibile. E dice, cos'è sto Reishi? Non lo conosceva nessuno a quei tempi. Cioè, nessuno, poca gente. Dai, non nessuno. Ganoderma lucidum, ecco qua amici, questa è la mia robetta, io adesso la catalogo un po' meglio perché ce l'avevo un po' sparsa, invece ho fatto la pulizia dei cassetti di là in laboratorio, quindi adesso la devo, i cassetti vedi sono qui, uno è qui, uno dei cassetti, adesso qua c'è la mia vapor e qua c'è il mio casino, guardate che casino ovunque, guardate che spettacolo. E adesso archivio tutto quanto e bene per categoria e siamo a posto, il condominio è pagato, siamo dei signori, è stato bello, vi saluto ragazzi, vi saluto che mi vado a stendere, ciao, 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 ciao.